grido perché c'è Riccardo che mi ha chiamato 2 ore volte, diceva mamma mamma, sono le 9 e se adesso faccio colazione mi volevo un attimino poi organizzare perché ho dei cassetti da svuotare, ho dei lavaggi da fare. Tra l'altro oggi vorrei andare a fare un giro anche da Lidl, che è una vita che non ci vado, e niente, adesso faccio colazione e siamo insieme e poi ci vediamo dopo. Ciao! Ecco ragazze, questo qua è il mio pranzo. Allora, mi sono preparata dell'insalata verde con dei pomodori, poi ho tagliato a fettine dei wurstel di pollo e li ho passati sulla padella antiaderente, quindi senza olio, senza niente, e poi ho tostato 2 fette di pan carré. E dopo vediamo magari un frutto e oggi mi concedo un bicchiere di birra, perché a me piace tantissimo la birra, quindi ogni tanto a tavola un bicchiere di birra lo bevo. E quindi oggi così, adesso mangio e poi dopo ci vediamo più tardi. Ciao! Eccoci qua ragazze, sono tornata, adesso vi faccio vedere in fretta molto velocemente quello che ho preso. Farò un video a parte, un video la parte delle cose della Sien che ho preso, perché ho trovato delle cose nuove, quindi sono troppo contenta e quindi non posso farvele vedere così. Allora, partiamo subito dalle mie cosine qua. Allora, vabbè, le crostatine, tutte queste crostatine qua bicocca. Poi i miei pastani integrali, cacciati al latte, amor di latte. In genere questi qua li mangiano sempre Walter e Cri. Queste olive sono denocciolate. Questa panna per le fragole, facciamo un peccato di gola ogni tanto. Queste patatine che sono le più leggere, cioè, piuttosto che venire schifezzose, quelle peggiori in assoluto, prendiamo queste. Quando guardo l'isola sul divano magari, I cereali integrali che sono veramente buonissimi. Poi ho preso il pane di segale integrale, voglio provarlo. Questa marmellata di fragola che in teoria dovrebbe avere il 30% meno di grassi. Pane. Questi biscotti che ho preso a Christian, i fior di riso e latte. Poi ho preso i gnocchetti tirolesi. Poi Wurstel, ho preso Wurstel di pollo, la piadina romagnola di riminese, l'avevo già presa e mi è piaciuta, quindi l'ho ripresa. Questo prosciutto cotto che è veramente buono, confezionato, è anche molto economico ed è buono. Poi il Lenor dal packaging troppo bello, era anche in offerta nel 99. E per finire il limoncino. Adesso faccio anche una merendina, visto che la sta facendo anche il Cri. Prendo questo yogurt e la vaniglia e lo vado a buttare qua dentro. Sì, lo svuoto tutto per bene, mi sono già lavata le fragoline. Gliele frullo insieme col mini pinner. E voilà. A me c'è un sacco, cioè io devo cercare di farmi sempre queste cose qua piuttosto di mangiare cagate. Ehi ragazzi, guardate chi è tornato.
ragazza, con i broccoli. Quindi adesso faccio un bel soffritto, i broccoli sono pronti e accendo l'acqua della pasta. Poi alla fine... Ah, che spavento! Che cretino! Ma sei deficiente! Mi chiama che cretino che è, mi fate troppo spaventare! Vabbè, ci diverto una fame spaventare. No, fermo, Cristian, perché devo cucinare, dai! Allora, il soffritto. Quindi, olietto. Facciamo andare un po', intanto preparo la pasta che devo cucinare. Allora, la pasta che volevo fare è questa qua, sono i fusilli integrali della Barilla. Ah no, la pizza la vuole col formaggino, quindi niente. Metto un po' di sale, fuori dal congelatore questi pomodorini, così come sono i pomodorini molto, sono i pomodorini del nostro orto, adesso io li vado a sbucciare con la coccola, tolgo la pellicina, gli butto dentro così danno il sapore. Ok, li ho messi nell'acqua calda così sono subito sbucciati e adesso li butto dentro. Così prendo, praticamente prende anche il sapore con i pomodorini, diventa più buono con il condimento. Ovviamente vedete fare qui sciolto il pomodoro. Adesso io butto la pasta. Bene, allora adesso io mi tolgo un po' di condimento perché poi qua dentro ci metto anche del formaggio per Walter, quindi diventa più sostanziosa e io comunque voglio stare abbastanza leggera. Già mi sembra che col soffritto già mi sembra di dare abbastanza. Adesso a parte li metto dentro nel condimento che ho già dimezzato. Questo formaggino qua che sarebbe la paletta scettosa praticamente, ecco, giusto per dargli un po', perché lui preferisce un po' le paste un po' più sostanziose, mangia solo quella e la vuole un po' più condita, ecco. Per concludere questo super condimento, perché comunque devo sempre fare cose separate, metto anche un po' di parmigiano. Basta, eh? È veramente proprio una bomba di calorie che non finisce più. Ho appena scolato la pasta, adesso io tiro su un po' a Cristian che la vuole col formaggino e poi faccio il condimento e vi faccio vedere. Bene ragazze, questa è la pasta pronta. Ciao ciao!